Dunque, a me piace parlare in modo piuttosto interattivo. Questa è una presentazione da 20 minuti che vuole raccontare come l'algoritmo di Facebook ha un'influenza sulla società o su di voi. E quindi la domanda che andrebbe fatta è: ma quanti di voi usano Facebook? Dai, non siete, io uso quattro profili, quattro diversi. Perché in questo modo ho separato le mie reti sociali e riesco a magari vedere come diverse porzioni di me potrebbero, sono esposti a informazioni differentemente. No, sono tutti quanti Claudio. Però certo, se volessi esplorare tutte le parti più oscure della mia personalità, inizierei a creare anche magari un cane, questo che è un bot. L'ipotesi che si vuole confutare è che siccome noi siamo nell'era di informazione, quello che siamo è l'informazione a quale siamo esposti. Si usa dire che noi siamo quello che mangiamo. Esiste infatti una metafora per dire che dobbiamo avere una dieta equilibrata, no? C'è la classica piramide che ci dice mangiati una certa quantità di verdure, mangiati carboidrati, pochi grassi, pochi zuccheri, ma cosa se Facebook ci sta solamente dando quello che piace al nostro bambino interiore? Ci dà, non so, caramelle, zuccheri. Quindi noi vogliamo affrontare il tema dell'algoritmo, di come l'algoritmo influenza la questa dieta informativa, e usiamo Facebook come riferimento, ma può essere applicato anche a altri social network, o piuttosto che altre piattaforme come YouTube, Instagram. Sono tre i tipi di problemi che vengono usati come riferimento. Primo è il famoso esperimento di contagio sociale che aveva fatto Facebook, ovvero ha preso circa 700.000 utenti reali. Questi 700.000 sono sottoscritti a pagine, il loro newsfeed. Facebook dietro le quinte attribuiva un punteggio di sentimento a questi post. Quindi c'erano i post più felici che avevano magari un punteggio di 100 e quelli più tristi a 0. A metà di questi 700.000 ha mostrato in alto, cioè all'inizio del newsfeed, solamente i post positivi, all'altra metà solamente quelli negativi. Quindi era un test, proprio prendiamo due casi, due grande gruppo di utenti, mostriamo loro una porzione della realtà deformata, solamente quella positiva, o viceversa gli altri, studiando come si sono comportati. Questo è stato un pochino scioccante perché gli utenti erano usati come topi da laboratorio senza essere informati, perché non è che ti veniva dato fasullo, ma il fatto che ti venisse sottratto qualcosa, perché ti veniva mostrato solamente roba positiva o negativa, era un segno di un potere, di censura, di influenza di quello che percepisci, però subdolo. Non è che il dato ti viene cancellato e non sai che non c'è stato, semplicemente non ti è mai apparso. E questo ha avuto degli impatti poi in seguito, cioè questo tipo di fenomeno, il fatto che l'algoritmo decida che qualcosa non è il tuo interesse perché non lo sai, se parti un esperimento e veramente non è il tuo interesse, ha avuto degli impatti per le questioni politiche quando si è notato che un movimento nato a Ferguson era Black Lives Matter e appariva all'inizio solamente a chi già lo conosceva. Solamente chi parlava di questo topic ne vedeva parlare, o meglio, così è stato riportato da questa ricercatrice, ma curiosamente è un caso aneddotico, cioè lei non aveva modo per dimostrare scientificamente come l'algoritmo si stesse comportando. Ha detto, dei miei amici che conoscono me, mi hanno detto che non sapevano niente di questo fenomeno che stava avvenendo, nonostante continuassi a parlarne. Quindi lì ha dedotto che loro fossero in un'altra bolla. E poi c'è questo caso piuttosto personale. Mia. Questa donna racconta la storia di quando un suo amico con il quale era in contatto via social network ha detto in un messaggio: mi stanno per operare, è un'operazione piuttosto rischiosa, farò sapere. Il messaggio non è mai stato visto, poi lui è morto e loro hanno scoperto mesi dopo che nonostante lui avesse scritto che magari cercava supporto, nessuno l'ha mai stato a conoscenza. E questo mostra un po' l'impatto anche singolo umano che ci può essere. Quindi quello che abbiamo fatto per avere un meccanismo più scientifico, grazie, più scientifico per analizzare l'algoritmo è stato fare una web extension, una browser extension, si chiamavano un tempo add-on o plugin, continua a cambiare nome, però sono sempre quelle cose che installi nel browser. E quando lo installi ti rende la barra verde-blu. Chiede un opt-in che dice ci vuoi dare i tuoi permessi per fare una copia della tua
timeline pubblica, cioè i post che appaiono sulla tua timeline, solo quelli pubblici, quelli che non sono pubblici appaiono con un non toccato. C'è un link qui che ti porta ai tuoi dati e nel momento in cui le stellate, quello che va appare sulla timeline viene copiato. E poi c'è un altro opt-in nel caso vuoi unirti ad un'analisi collettiva che dopo andiamo a spiegare. Le regole che sono dietro sono: solamente post pubblici vengono guardati. Quando c'è un post che è solamente per amici, quindi con il login delle due persone, non viene toccato, perché l'unico check che facciamo di client side è il livello di privacy. Se è per amici non si tocca. C'è il custom audience, quindi la rotellina, che può essere una specifica selezione di persone, piuttosto che può essere solamente le persone dell'area di Berlino. Comunque non viene toccato. Una volta che collezioniamo i dati, questi dati sono accessibili solo alla persona che li ha mandati. Ma nel caso facciamo noi esperimenti, come quello che andiamo a quello di cui vado a parlarne, pubblichiamo anche open data, ma questo perché stiamo seguendo solamente persone con alta visibilità o pagine pubbliche, quindi non pubblichiamo dati di persone che condividono il loro selfie con il cibo, perché spesso rientrano in questa categoria. Per farci capire, quando si parla di collezionare le evidenze del newsfeed, parlo della parte verde che vedete qua. Le parti rosse sono l'advertising, cioè post sponsorizzati. Avvengono con una frequenza del 10-11%, 15%. Noi collezioniamo tutto quello che pubblico, quindi sia i post sponsorizzati in rosso, sia quelli verdi, ma ci interessa studiare quelli verdi. Se invece avete sentito parlare di Cambridge Analytica o dell'influenza russa delle elezioni, si parlava in quel caso di quelli rossi. Lì si parlava di persone che stanno pagando Facebook per apparire nella tua timeline, invece questi qua, i verdi, sono i contenuti delle pagine a cui sei sottoscritto, gli amici e gruppi. Però cosa fai quando inizi a raccoglierti questi dati? Perché noi stiamo raccogliendoci questi snapshot, ma poi? Cioè, ci sono dei meccanismi per analizzare dei dati, ma l'idea che ti vedono all'inizio è guardo i contenuti. Ma non si capisce nulla di questo, ci sono molte variabili che ci sono dietro. Ah, scusate, questa slide sono in inglese, che diciamo la sto riciclando. Però se c'è qualcosa che devo spiegare, facciamo l'interattiva per piacere. Perché la timeline che appare davanti a voi è la somma di quattro grosse variabili. Il vostro profilo, quindi quello che avete fatto nel passato, quello che Facebook vi ha attribuito e non c'è modo di sapere cosa sia. L'algoritmo, che è la variabile che vogliamo isolare. Cosa segui? Quindi se tu segui 20 o 2000 persone, se queste persone sono molto attive, la quantità di post a cui tu sei potenzialmente soggetta è maggiore e di conseguenza ha maggiore arbitrarietà nella scelta. E poi quanto frequentemente succedi, perché se succedi una volta a settimana o se sei compulsivo è il numero di post a quale hai registrato diverso, quindi dobbiamo tenere in mente queste variabili per isolare la variabile dell'algoritmo. È come un test black box, no? Quindi per fare il test abbiamo scelto di confinare l'esperimento in un momento ben chiaro, così che fosse anche più semplice raccontare una storia successiva, abbiamo preso le lezioni italiane. Quindi abbiamo fatto il piano verso dicembre, e poi all'inizio di gennaio abbiamo creato 6 bot, e dovevano appunto comportarsi con queste variabili controllate. C'era Antonietta, Britta, Michele, Oliviero, Andrea e Santiago. Io ormai li riconosco come se fossero fratelli e sorelle, visto che, però diciamo che a voi li chiamerò in un altro modo. Tutti questi 30 bot, tutti questi 6 bot seguivano le stesse 30 pagine, che erano fatte divise per orientamenti politici, quindi erano 5 gli orientamenti scelti. Tutti quanti seguiamo queste stesse 30 pagine, ma abbiamo cercato di far credere a Facebook che a ognuno di questi avesse uno specifico orientamento. Benvenuti, è tardi ma c'è sempre tempo. Volevamo far credere a Facebook che questi utenti avessero degli orientamenti politici, uno schieramento di preferenza. Quindi abbiamo fatto mettere like a dei contenuti pubblicati dalle pagine associate al loro orientamento. Però tutti scrivono le stesse.
C'era Oliviero che era l'indeciso, quello che non aveva ancora fatto nessun like. Questi utenti, questi falsi profili, bot buoni, chiamateli come, accedevano una volta all'ora facendo scrolling automaticamente, così da avere non l'interazione umana. Qui vedete che sono il 25 di gennaio, alle 7 di mattina si collegano. Fanno scrolling, anche attorno a 39 post lui, 41 lei, 42, 43, 42, 39. Perché c'è un po' di differenza? Perché lo scrolling era fatto sulla base del numero di pixel. E se uno vede un testo o vede un video o vede un'immagine, sono diverse dimensioni, questo ha impatto poi sul numero di cattura che è fatto complessiva. Però insomma era meglio che potevamo fare. E da qui possiamo iniziare a fare delle comparazioni. Quindi abbiamo sei profili, vergini. Che seguono le stesse pagine, che accedono allo stesso momento, che hanno solamente pochi like di differenza, iniziamo a vedere delle metriche, cioè iniziamo a capire come possiamo misurare e giudicare l'algoritmo, perché se no è qualcosa di così astratto che non è che posso capire se il mio algoritmo è migliore del tuo. Dobbiamo iniziare a trovarci dei campi di comparazione. Il primo è la tipologia di messaggio, cioè se è una foto, un post o un video. Vedete 8 febbraio, 9 febbraio, 10, 11, 12, fino al 14. Cosa ho notato di strano? Quello che mi ha colpito è che Andrea riceveva tanti post e poche foto, 74 e 21, altri utenti invece ricevevano più post, cioè più foto rispetto che post. E questo ti fa iniziare a capire che la tua dieta informativa, se è composta per lo più da foto, magari non è così accurata, completa come quella di un altro. Eppure non è che questi utenti fossero molto diversi tra loro. Lui aveva messo i like a Il Giornale, Salvini e qualcos'altro, questo qua aveva messo i like a Casa Pound e poi di estrema destra. Questo qui. È solamente lui con le foto in maggioranza. Infatti avevamo detto ai fascisti di mostrare solo le foto, però nonostante la semplice ironia è un problema. Poi si parla quindi del concetto di filter bubble, no? Che abbiamo conosciuto dal 2011 con chi aveva spiegato con un esempio molto americano che se metteva i like alle pagine repubblicane non avrebbe più viste quelle democratiche e viceversa. Ma non è così semplice, non è che è così binaria la cosa. Quindi qui vediamo per categorie tra chi pubblica quanto sono apparse agli altri utenti. E questi sono i contenuti apparenti dell'area di destra, apparivano in buona quantità a tutti, specialmente a chi gli metteva like, però vedete, so che anche il blu di centro-sinistra sta apparendo con una discreta quantità agli altri utenti. Cioè questo per iniziare a far capire se si vuole fare una. Perché le barre sono diverse? Sono diverse lunghezze? Perché prima arriviamo al 100%, qui invece hanno diverse lunghezze complessive. Io credo, posso immaginare che dipenda dalla quantità di contenuti prodotti, perché il Movimento 5 Stelle e la Lega sulle ultime elezioni si sono dati molto da fare sui social, secondo me. Hai ragione. O meglio, può essere una spiegazione. Abbiamo detto che le fonti, quanto pubblicano, hanno influenza. Cioè, abbiamo cercato di uniformare le variabili, però non possiamo controllare quello che viene pubblicato. E abbiamo quei dati. Cioè, abbiamo anche comparato il numero di post prodotti con il contatto con le API, che rappresenta il 100% dei contenuti, comparato con quello che davvero è apparso. Quindi vedremo in dettaglio, però c'è un altro. La lunghezza delle barre qua riguarda i post unici, perché può essere che Facebook, quando riaccedi, ti rimostra i post di prima, da percentuale. E può essere, succede. Ma quanto succede? Perché anche qui il fatto che magari a me continua a ripetersi un contenuto piuttosto che a te c'è una più alta frequenza è un altro punto. E qui, quasi a confermare il problema della diversità, la chiamo diversità informativa, quanto è più diversa la di ricambio, vedi che l'utente che destra, sinistra, Movimento 5 Stelle aveva
Questi qui sono il numero di post che sono apparsi una volta, questo qua è il numero di post apparsi due volte, quindi da qui capite che il 33%, circa un terzo, aveva la possibilità di apparire due volte e un terzo di apparire tre volte. Questo però aveva un pattern molto più drammatico, cioè c'era costante ripetizione, tutto quello che vedeva era ripetuto più volte. Altri hanno qualcosa di intermedio. Tipo questo qui sembrerebbe 100% delle volte c'è meno ripetizione, però poi non supera le 3-4 volte. Avete saputo avete sentito probabilmente dell'attacco di Macerata, quando l'ha passato a sparare ai migranti. Siccome i contenuti sono una parte che possiamo analizzare, contenuti nel senso di analisi semantica dei post che apparivano, abbiamo fatto un diagramma di Venn, utilizzando tre personaggi, Michele che è quello di estrema destra, Santiago era centro-sinistra e Antonietta destra. La metodologia è stata, prendiamo tutti i link che sono apparsi sulle loro pagine, quindi ogni volta che c'è un media o un giornale o qualcuno che pubblica un link, quello è un link che catturiamo. Facciamo girare un sistema di analisi semantica che guarda il contenuto di quel link. Cerchiamo tutti i post che combaciavano con la parola Macerata, che comunque sia nessuno parlava di Macerata se non ci fosse stato quell'attacco. E facciamo un diagramma di Venn che riguarda dei giorni attorno all'attacco, cioè dopo l'attacco. Qui vedete che un gruppo minuto di keyword è quello condiviso tra tutti, perché l'utente Michele aveva avuto solamente un post che parlava di Macerata. Santiago, centro-sinistra, aveva avuto una grande quantità, quindi queste due porzioni, e Antonietta ha avuto solamente questo sottogruppo, condiviso con Santiago, ma poi non nulla di esclusivo per Antonietta. Abbiamo tutte le combinazioni di diagrammi di Venn fatte tra i sei personaggi, però insomma è un modo visuale che ti può far capire come sia perché seguiamo persone differenti, sia perché l'algoritmo decide cosa farci vedere, possiamo iniziare a mettere in comune le nostre dita informative per capire quanto siamo... quanto abbiamo percepito diversamente un fenomeno. Magari la teoria qui è che se prima di prima di confrontarci e essere convinti di aver già elaborato una buona idea, riuscissimo a capire che porzione abbiamo visto del discorso. Abbiamo fatto anche un test con la Web Foundation in Argentina. Questa qui è l'immagine che volevo mostrare, perché abbiamo iniziato con le test in Argentina a collezionare con le API di Facebook il 100% dei post prodotti. Nel caso dell'argentino stiamo seguendo solamente news media. E poi analizzare con Facebook Tracking Exposed i post che appaiono. Due gruppi diversi, quindi due forme diverse. Da un lato hai 100% dei post prodotti dalle pagine, dall'altro hai la porzione che è apparsa agli utenti. La parte blu sono tutti post che non sono mai apparsi. Quindi si parla di news media, si parla di... pagine che pubblicavano dai 100 a 200 contenuti al giorno, forse non c'è materiale e spazio per riuscire a mostrarli tutti, però c'era piuttosto preferenza da parte di Facebook di ripeterti gli stessi contenuti piuttosto che di mostrarti quelli nuovi, nonostante sono la maggioranza. E questo è anche un problema di competizione, perché se tu sei un editore o una pagina che sopravvive grazie a Facebook, quanto viene trattata correttamente? Non c'è modo di saperlo. Facebook decide se appari o non appari. Pensi che il numero di follower o di like che hai avuto conti, ma poi conta davvero. Quindi qui c'è una comparazione con i dati collezionati tramite API, il giornale, Fatto Quotidiano e La Repubblica. Come anche tu dicevi, il giornale e Fatto hanno prodotto molto di più. Ora, loro non erano parte della macchina elettorale di destra e Movimento 5 Stelle, però erano i media più, diciamo, vicini, li abbiamo quindi considerati come parte del test. Ci potevamo aspettare che in un sistema di competizione equa queste percentuali siano rispettate poi sui bot. Invece, vediamo qui l'utente che metteva like al Movimento 5 Stelle ha avuto una certa quantità di Fatto Quotidiano quasi pari agli altri due. L'utente di destra che metteva like al giornale ha avuto quantità di il giornale, anche Britta, il Movimento 5 Stelle ha avuto la stessa quantità, il Fatto molto meno, la Repubblica sempre presente. E poi negli altri casi vediamo che la Repubblica aveva sempre una certa fetta garantita,
rispetto agli altri che hanno prodotto di più. Quindi come si spiega questo? Che era l'algoritmo a vantaggio della Repubblica? Oppure il fatto che produci troppi contenuti ti penalizza? Spiega. No, non esiste in teoria, quel servizio non lo fanno. Tutti lo temono, no? Come dire, paghi Google per andare al primo posto, però Google ti dice no, se vuoi apparire paghi l'inserzione. No, non, è solamente un meccanismo per fare analisi, è quello che è importante, che queste analisi devono essere tante. Noi abbiamo pubblicato con l'Università di Rio de Janeiro e ci sono qua. Qui ci trovate un'analisi fatta da me, Fabio Chiusi, che parla però specificamente delle elezioni politiche italiane, come l'Italia ha utilizzato il digitale. È un'analisi comparata tra diversi stati. E nella parte finale sono usati questi dati anche per fare un po' di riflessioni. Qui invece c'è una pubblicazione scientifica fatta con quelli di Rio de Janeiro, in cui abbiamo analizzato un po' di più l'algoritmo. Quello che però chiamiamo è ripetere questi esperimenti. Siccome il meccanismo è open source, siccome c'è un modo per fare l'analisi e ripetere anche esperimenti più complessi, quindi con amici, persone che interagiscono diversamente, magari fare dei test con un gruppo di persone chiuse, e chi pubblica sono anche loro sotto controllo di chi fa l'esperimento. Quindi che non è che sei soggetto a pagine che pubblicano di più, pagine che pubblicano di meno, pagine che vengono chiuse. È successo che una delle pagine fasciste è stata chiusa e l'abbiamo rimpiazzata con un'altra il giorno stesso, però quello insomma può spassarti un pochino il test, ma soprattutto se hai il controllo di chi sta pubblicando, sta facendo un test a black box controllando l'input e l'output, è semplice. Però parliamo un attimo di cosa dovrebbe succedere. Lo scopo del progetto è di mostrare quanto l'algoritmo influenza, perché tu dovresti essere in controllo del tuo algoritmo. Siccome l'algoritmo implementa le tue priorità, implementa quello che per te è valore, perché non deve essere nelle nostre mani? Questo è il goal. Quindi immaginiamo un futuro in cui voi potreste avere il vostro algoritmo da usare quando siete in vacanza, il vostro algoritmo per quando volete informarvi o per quando volete solamente intrattenervi. Puoi verificare cosa gli algoritmi stanno scegliendo, puoi cambiarlo, darlo in open source, usare altre terze parti per avere dei ranking, delle metriche per decidere cosa per te è importante e cosa no. Questo è il sogno, e siccome la piattaforma permette di usare i dati che hai mandato, lo scopo è implementare delle API più strutturate, delle interfacce migliori che ti facciano rimanipolare i tuoi stessi dati, così da vedere poco a poco come... ne parleremo sicuramente questo pomeriggio alle 5:30, in cui vediamo come esportare i dati collezionati via Facebook via RSS. C'è una funzionalità che vi permette di selezionare una keyword, come ad esempio, non so, una keyword. Scarpe. RSS scarpe.xml, vedrai che tutti i post che matchano col concetto semantico scarpe ti appaiono. Ora, adesso c'è solamente l'analisi del testo, ma ci piacerebbe mettere anche l'image recognition, così che se anche c'è un meme che parla di scarpe o scritto dentro all'immagine scarpe, a te appaia che questa roba qui è successa. Oppure mettere altri filtri, dammi scarpe, ma solamente con più di 3.000 like, perché è qualcosa che a questo punto è diventato mainstream e devo conoscerla. E questo è un po' un modo per iniziare a sperimentare il tuo algoritmo. Regole basi, sulla base dei metadati che abbiamo, via RSS. Però anche se voleste fare un bot per Telegram, ecco, questo qui serve un modo per avere un altro canale di diffusione. Prego. La semantica non può essere stata, non può aver avuto un bias dovuto al fatto che l'utente di estrema destra vedeva più immagini che testo, e quindi magari alcune notizie le arrivavano per mezzo di testo contenuto in immagini che non è stato analizzato? Quello è possibile, nel senso che un bias seriamente è come collezione di dati, e noi stiamo guardando solamente i link. Quindi questo effetto dipende anche dal fatto che l'utente Michele avesse molti meno link. Sì.
È vero, ma questo è stato l'effetto sulla diffusione dei concetti. Essere veicolate tramite immagine, ok, non era questo il caso, però è una cosa da tenere in considerazione e il test si può migliorare. Cioè, sono d'accordissimo che man mano che analizzi anche i contenuti in immagini o nei video o guardi anche magari i commenti in preview, hai maggior numero di dati per riuscire a fare analisi più accurate. Però conta che questa è la prima volta che ci viene un'analisi comparabile, visto che prima usavamo utenti reali, oppure non avevamo il controllo completo delle variabili, e è stato già molto difficile riuscire a ottenere questo test, quindi pensa che si può migliorare, ma si deve partire da un po' l'esperienza che abbiamo fatto e organizzare nuovi test. Oppure organizzare nuovi parser, che sono gli oggettini indipendenti che estraggono i metadati dai contenuti, cioè dai post catturati. La geografica delle persone era la stessa, eravamo 3 utenti dalla Germania, 3 utenti dall'Italia, quindi c'è proprio ignoranza rispetto all'impatto per l'IP. Sono altre variabili, però dobbiamo fare il test con quello che avevamo. Però siccome voi siete una rete supernazionale, basta che ognuno di voi faccia un bot per regione. Appunto faremo dei test migliori. Prego, c'è una domanda indietro. Sì, no, allora i dati non sono uguali, ma nel test fatto con la Web Foundation i bot erano 6 ed erano fatti 2 che metti like al governo, 2 like all'opposizione e 2 neutrali. Quindi loro hanno pubblicato questo report che si chiama Invisible Curation of Content. E ti suggerisco di leggerlo. No, non al 100%, non c'è comunque 100%, c'è una parte di randomizzazione, e anche qui va capito quanto c'è random, è un'altra variabile che, cioè, noi pensiamo che l'algoritmo sia preciso, ma magari tirando i dadi, o magari la percentuale di possibilità che tu sia soggetto, sia parte di un esperimento. Perché esiste un sito, ora devo mettere in streaming quello che ho, cosa sarà? Lezioni tracking exposed? Perché non c'è la rete. Funziona la rete? Ok, comunque questo sito lezioni tracking exposed mostra con delle slide, parla delle lezioni italiane, è il sito che mi ha usato di riferimento per l'esperimento, e c'è una porzione di questa visualizzazione, non fatta a febbraio, ma fatta a marzo, e c'era già stato un cambiamento, quindi il modo con cui l'algoritmo dava queste percentuali, che qui sono piuttosto stabili, cioè consideriamo che questo qui è un pattern, perché non è che c'è un cambio drammatico, 69%, 25%, 27%, 67%, 28%, 66%, ha un trend, è come se quello fosse il suo pattern, non c'è mai un cambio drammatico, ma era successo tra febbraio e marzo che queste percentuali cambiassero, quindi vedrete su quel sito un'immagine che si riferisce a un altro periodo storico ed ha un'impronta diversa, questo ti fa anche capire che l'algoritmo cambia piuttosto spesso. Quindi le immagini che fai sono anche uniche. Perché ci interessa isolare il newsfeed, le sponsorizzate sono un interessante problema, ma più del tipo chi è che sta pagando, cosa sta promuovendo. Il fatto che io posso aprire una pubblicità a te, diversa da quella che appare a lei, questo può essere un problema. Lo è, ma bisogna restringere lo scopo, però noi la filosofia che abbiamo con l'advertising è che siccome è targettato, noi dobbiamo rendere tutto pubblico, per l'advertising. 7 minuti? Se fosse la rete avrei potuto mostrarvi un po' di cose online. Avete altre domande? Tipo, se voi poteste controllare il vostro algoritmo, che algoritmo vi fareste?
mettiamo, immagino che condizioni o l'algoritmo che Facebook mi attribuisce. Non capisco bene cosa vuol dire, io lo posso, no, allora io non posso controllarlo e questo è il problema, no? Non posso sapere davvero cosa succede. Mi risulta un po' scuro, vuol dire cosa posso farmi, come posso farmi io il mio algoritmo, perché alla fine il mio algoritmo è basato anche sul fatto che io vengo paragonato ai cinquantenni pelati che abitano, no? E che è questo qui il punto. Un algoritmo che sia davvero mio, a che cosa mi servirebbe? A me proprio, non a Facebook, a me che cosa servirebbe? A capire che l'algoritmo è una lente, posto che... No, no, ma io sono più cinico, no? Cioè, a cosa servirebbe? No, proprio, cioè, a essere no, libero. Allora, io trovo molto... No, no. Però io trovo molto comodo, ad esempio, che Amazon mi indichi dei libri. Ok, ok. No? Lo trovo una figata devastante. Devo rispettare questa... Con tutti questo... No, con tutti, no, perché so benissimo che... Però è bello, no? Io sono contento, perché io so che quelli che leggono libri come me, cioè, che, insomma, quelli che fanno parte della mia comunità, che studia le robe che studio, no? Leggono, quindi resto aggiornato, non mi trovano impreparato. Poi magari cerco di leggere anche le altre robe. Quello è utile, ma immagino se tu possa... dire ma oggi se avessi, se avessi però un algoritmo fatto targettizzato su di me, questa utilità io la perderei. E invece no, io no, questa qui non voglio perderla. Non è che lo perderesti, potresti avere un cioè quello che noi vogliamo ottenere sono meccanismi di maggior consapevolezza e controllo. Quindi sapere cosa succede nella tua rete circostante è perché tu fai parte di quella rete, tu puoi avere il dato riguardo i libri che sono trending in questo momento, però non è detto che questa cosa debba essere usata per cambiarti la tua percezione. È un dato che cerchi dicendo voglio sapere cosa trending in quel momento. E guardi magari la tua rete sociale, quali sono i loro libri ricorrenti, e da lì intuisci questa risposta. L'algoritmo è qualcosa che potresti voler leggere i libri della tua area, ma potrebbe essere che sei trasferito, potrebbe essere che vuoi capire una situazione al di fuori della tua norma, e l'unico modo che hai è cercare di vedere la rete da quel punto di vista, sia con quei dati, sia con quegli algoritmi. Non so, guarda, la mia applicazione è stata molto teorica. Ho detto, se l'algoritmo è un potere, perché non deve esserne mai degli utenti? Perché dobbiamo lasciarlo a Facebook? Poi i casi d'uso o quelli che saranno più compellenti. Come si dice? Struggenti. I casi più struggenti saranno quelli che dobbiamo trovare. Diaframma. Sì. Pixel in 5 secondi. È vero, può essere che Facebook abbia pensato questa roba, però da un lato non ci interessa, perché quello che è importante evidenziare è che pochi like hanno già portato a queste differenze. Dall'altro è possibile, ma vuol dire che consideriamo anche quello lì come una variabile da investigare, quindi faremo dei test che tengono in conto di quella variabile, che so, avrai un utente che si ferma sempre sul stesso post e poi verifichi se quel post ti riappare o se lo stesso contenuto ti riappare in altri post. Da organizzare. No, abbiamo dovuto semplificarla perché le variabili che Facebook ha dietro le quinte sono illimitate o infinite o ignote. Ci vediamo per chi vorrà questo pomeriggio, in cui sarà un workshop più tecnico, in cui si vedrà dati JSON, interfacce che funzionano male. Tableau e RSS. Grazie.